Salve a tutti ragazzi, benvenuti nei pronostici di Europa League. Partiamo subito da AEK, Leicester City. Io metterei tranquillamente un 2 o over 1,5. Qarabağ, Villa, Real metterei 2. Poi Stella Rossa, Slovan, Liberec metterei 1. LASK, Ludogorets, non metterei gol. Anversa Tottenham metterei 2. Tranquillamente il Tottenham potrebbe vincere. Sivasspor, ma queste squadre non le conosco. Vediamo la classifica. Vediamo. Io, visto che ha 3 punti, metterei tranquillamente un 2x2. Gentoftenham, diciamo che sono due squadre che, se io metterei il 2 dell'Oftenham, sinceramente. Mosca di Dinamo Zagabria è qui. Gol 1 più gol. Cioè, gol 1. Uno fisso. Feyenoord, Wolfsburg 1. Zoria Praga 2, Milan Spraga 1, Lilla Celtic 1. Il è forte. Il Celtic comunque ha avuto una bella storia. Morabe Vienna, non so cosa mettere, cioè, non saprei. Comunque io metterei over 1,5. Ragazzi, queste squadre non le conosco, però diciamo che metto tutti i risultati. Rangers, Lech Poznan, non le conosco, andiamo a vedere la classifica. Basiamoci sulla classifica, qui metterei 1. Lo so che il Benfica è forte, però un attimo, vedere chi è. Se uno, mettere uno fisso. Nizza Sciva 1, Real Sociedad Napoli è bella. Che metterei 2 over 1,5 over 2. Io metterei qui il Napoli. Comunque una squadra essenzialmente forte. Il Real Sociedad, diciamo che una bella squadra, tutto sommato. Però credo 2. Metterei 2. Slavia Praga, Leverkusen 2. Sì, CFR Cluj, Young Boys 2. Over 1,5, non so. Benfica, Liegi 1. Tranquillamente. Omonia, PSV 2. Arsenal contro questa squadra con un nome impronunciabile 1. Roma, CSKA Sofia 1. Granata, PAOK non la conosco, credo 1. Il Granata comunque la conosco meglio del PAOK. Poi il PAOK va a pareggiare anche con una squadra Omonia che non è che va a vedere che abbia giocatori essenzialmente forti, cioè non li conosco neanche. Saranno giocatori di serie B essenzialmente, cioè di serie A per loro, ma per noi saranno di serie B, quindi io metterei uno Granata, cioè non so, o over 1,5 gol. AS Riga 1. Ragazzi, spero che questo vi sia piaciuto. Io mi sono basato anche sulla classifica, certo. La maggior parte delle squadre non le conosco, quindi sì, avrei fatto una schedina, ne avrei giocate sinceramente 6 o 7. Roma, Arsenal, Napoli, Benfica, Tottenham, Milan, Feyenoord, cioè le squadre diciamo più forti e che le conosco. Ragazzi, spero che questo vi sia piaciuto, arriviamo a 10 like, è bella.